amici telesmondiani, bentornati. Volevo fare una riflessione riguardante le manifestazioni di oggi che ci sono state a Milano. Dario Orgoglio, visto che ha fatto dei video, ho intervenuto io in diretta, ho scritto qualcosa. Ho visto pure Local Team, che è un'agenzia di video, comunicazione, stampa, che fa video. E quando è iniziata la pandemia aveva 200 iscritti, non la conosceva nessuno. Come per incanto, questi qui di Local Team seguono, io li ho visti nascere 2 anni fa, cioè era avviata l'agenzia, però non avevano visualizzazioni, non avevano guadagni. Tutto ad un tratto sono coloro che seguivano le prime manifestazioni, quelle che ha realizzato il generale Pappalardo, le prime manifestazioni che addirittura io, c'erano delle immagini che li avevo contattati, gli avevo detto li posso utilizzare io per la Web TV Telesmundo, loro mi hanno detto no, perché li diamo solo alle televisioni. Io ho scoperto già per chi lavorano, perché stanno sempre vicino alla polizia e naturalmente le immagini, quando gli scontri di qualche manifestante per esempio che si scontra con loro, ce le hanno sempre loro, sempre loro. Come si spiega? Come si spiega? E poi quando fanno le dirette, adesso sono in tutte le manifestazioni, è ovvio che aumentano le visualizzazioni. Fanno le manifestazioni, fanno le dirette, i commenti sono disabilitati. È ovvio, ovvio. Li disabilitano, li disabilitano. Che cosa vuol dire? Tutta una perdita di tempo. È inutile Montesano, Schilino, Pappalardi, tutti chi? Boccato Polacco, Sonia! Ragazzi, andate tutto a fanculo. Le manifestazioni ormai non vanno più.